Ciao, sono Virginia di pasticciotti.it e oggi faremo insieme dei ricci con pere e uva. Seguici! Qualche giorno fa i pasticciotti sono andati in campagna a raccogliere tante pere e con parte del loro raccolto hanno pensato di realizzare dei simpatici ricci. Vuoi provarci anche tu? Ti servono solo pere abate, uva, stuzzicadenti, olive nere snocciolate e chiodi di garofano. Prendi una pera e tagliane un pezzo per il verso più lungo, in modo che possa stare ben appoggiata su un piatto, senza rotolare. Con un coltellino sbuccia la parte più stretta della pera fino al picciolo. Taglia il picciolo in modo che non sia troppo lungo, quindi conficca nella parte di pera con la buccia tanti stuzzicadenti e infilza in ognuno di essi un grosso chicco d'uva, fino a ricoprire interamente la parte di pera ricoperta dalla buccia. A questo punto fai passare attraverso il picciolo un'oliva nera snocciolata, che sarà il muso del riccio, e conficca nella polpa sbucciata due chiodi di garofano, che saranno gli occhi del nostro animaletto. Puoi usare sia l'uva bianca che quella nera. Noi abbiamo realizzato due ricci di colore diverso. Ecco qui pronti i nostri ricci di pera e uva. Ideali per rallegrare la tua tavola autunnale dandole un tocco molto originale, i ricci di pera e uva si abbinano alla perfezione con i formaggi. Lo dice anche il proverbio: al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere. Realizza anche tu questi simpatici ricci di frutta. I tuoi ospiti ne saranno deliziati. Ecco i nostri ricci. Ciao e al prossimo video! Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di fare mi piace cliccando sull'icona qui sotto. Per me è molto importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Per essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, ricorda di cliccare anche sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla campanella di fianco.